Avete mai avuto quella strana sensazione? Quella sensazione di essere in compagnia? Di non essere soli? A me è successo tante volte. Anche voi, probabilmente, quando vi trovate da soli in camera, sotto le coperte, avete provato quella strana sensazione che qualcuno si trovasse con voi. Che qualcuno vi stesse osservando. Mentre un brivido gelido vi attraversa il corpo, per poi costringervi ad accendere la luce o guardare sotto il letto per sentirvi sicuri. Quello che sto per raccontarvi tratta proprio di questo, di questa sensazione antica ed irrazionale che ci portiamo dietro fin da quando siamo bambini. Questa è l'introduzione di The Curse of Imagination, creepypasta originale che in primavera del 2018 pubblicai per la prima volta su YouTube. La creepypasta fu acclamata dal pubblico e nel corso degli anni si è creata una cerchia di appassionati desiderosi di conoscere tutti i segreti e retroscena di questa storia. Una storia che, nonostante la sua lunghezza, si è lasciata dietro un'infinità di elementi inspiegati. La trama di The Curse of Imagination cela una lore avvincente che unisce storia, fantasia e mitologia lovecraftiana. Il suo sviluppo, però, non è stato facile. Numerosi ostacoli e complicazioni misero a repentaglio l'intera struttura, come un castello di carte sorretto da una tavola traballante sul punto di spezzarsi. Cosa mi spinse a scrivere The Curse of Imagination? Quali sono i suoi retroscena? E soprattutto, cosa c'è dietro la creazione di Toby, il misterioso protagonista di questa creepypasta? Preparatevi una buona tazza di caffè espresso, sedetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Questo è il making of di The Curse of Imagination. The Curse of Imagination, dall'inglese La maledizione dell'immaginazione, è una creepypasta della durata di un'ora pubblicata per la prima volta l'11 maggio del 2018. La creepypasta era incentrata sull'industria dei cartoni animati degli anni 30 e si caratterizza per l'inclusione di piccoli intermezzi animati che accompagnano la narrazione. The Curse of Imagination è attualmente l'opera più complessa e impegnativa che io abbia mai pubblicato sul canale, e nonostante abbia rivelato di averci impiegato 2 mesi per realizzarla, il suo sviluppo è cominciato molto tempo prima. Mi occupai personalmente del testo, della narrazione, delle animazioni e del montaggio, per non dimenticare la creazione di quasi tutti i personaggi presenti nell'opera, esclusi ovviamente i personaggi di Cuphead e i protagonisti dei cartoni animati storici che compariranno come cameo in intermezzo alla fine. Il soggetto più importante, con buona probabilità la vera star della creepypasta, è Toby, misterioso personaggio animato che eserciterà degli oscuri poteri sul protagonista. Chi sarebbe costui? Quali sono le sue origini? Toby è un personaggio originale dalle fattezze cartunesche, nonché la mascotte ufficiale del canale. Indossa buffi guanti bianchi, un paio di scarponcini azzurri e una veste grigia con un punto interrogativo sul torace. Ma gli elementi che lo contraddistinguono sono l'inquietante chioma di tentacoli ondeggianti e il ghigno sornione impresso sul viso. Molti di voi sicuramente sospetteranno che Toby sia stato creato sulla falsa riga di un altro personaggio che citerò più avanti. Nonostante ci siano delle similitudini fra i due, l'origine di Toby risale a diversi anni prima. Nella primavera del 2014 cominciai Epic Mickey per Nintendo Wii, titolo platform della Disney Interactive. Il gioco era caratterizzato dall'unione di atmosfere giocose disneyane con ambientazioni cupe e sinistre tipiche dell'immaginario di Tim Burton. Del gioco mi affascinarono tantissimo i tributi ai cortometraggi Disney dell'anteguerra e lo stile d'animazione inkblot e rubber rose in voga durante quel periodo. Il crescente interesse per l'animazione d'epoca mi ispirò alla realizzazione di un piccolo cortometraggio animato che inizialmente chiamai Boogie Toons. Acquistai una tavoletta grafica e iniziai a progettare il corto. Ma per prima cosa, dovevo creare il protagonista. Presi un banale pezzo di carta, dei pennarelli, e realizzai uno scarabocchio. Lo chiamai Toby the Sperm. Non chiedetemi il perché, non c'è un motivo preciso. Non chiedetemi anche come mai abbia 2 mani sinistre. Probabilmente ero ubriaco quando lo realizzai. Originalmente Toby era provvisto di una lunga coda e una massa più fitta di tentacoli. Era molto più rozzo.
ricordava più un personaggio dei cartoni della Cartoon Network che andavano in onda negli anni 90, tipo Mucca e Pollo o Ren e Stimpy, tanto per intenderci. Il cortometraggio doveva essere un tributo ai cartoni animati dei tardi anni 20, ma con toni più disturbanti e raccapriccianti, un po' sullo stile di Zalgo e di altri personaggi tipici dei creepypasta. Avevo pure in mente il titolo del corto, Toby Goes to Satan's Steamboat, Toby si reca al battello di Satana, una roba del genere. Era tutto pronto per l'avvio, ma era solo questione di giorni e la sfortuna si sarebbe portata via l'intero progetto. Durante alcune ricerche di immagini su internet, per puro caso venni a conoscenza di un certo Schizzo de Bear, e in quell'istante vidi il progetto che avevo ideato andare completamente in fumo, poiché qualcuno nel mondo lo aveva già realizzato. Schizzo de Bear è un personaggio originale creato da Crystal Gonzalez, una fumettista chicana, ed è il protagonista di una serie di cortometraggi animati in stile anni 20, ma in chiave orrorifica e spiccatamente disturbante. Ed essendo stato creato 2 anni prima, c'era ben poco che potessi fare. Abbandonai il progetto e misi Toby in un cassetto. Tornai a dedicarmi ai miei progetti su YouTube, dimenticandomi del cortometraggio. Talvolta aprivo il cassetto e guardavo il disegno, e mentre lo osservavo, provavo una strana sensazione. Una sensazione che in tutta la mia vita non avevo mai sperimentato. Un irrazionale attaccamento a un personaggio di mia creazione. Era come se lo conoscessi da una vita. Probabilmente non crederete a una sola parola di quello che vi dirò, e nemmeno io riesco a crederci, ma vorrei confidarvi una cosa che mi ha raccontato mia madre in tempi recenti, perché ha dell'incredibile. Io non ne ho alcun ricordo, ma quando avevo 4 anni avevo un amico immaginario che si chiamava Toby. No, state tranquilli, non era il bambino che stava nella mia bocca e non muovevo il dito per farlo parlare. Semplicemente era un'esternazione della mia personalità, con cui interagivo ad alta voce. E con la crescita me ne dimenticai. Fin qui non c'è nulla di anormale, molti bambini si creano un amico immaginario. Ma non potevo immaginare che quel mio amico Toby, sopito nella mia memoria, sarebbe tornato a farmi visita in una veste completamente nuova, 20 anni più tardi. Ed è assurdo che, fra tutti i nomi che esistono al mondo, dovetti scegliere proprio il suo. Quando feci quello schizzo non ricordavo assolutamente nulla di quel mio amico immaginario e averlo scoperto solo recentemente è stata una grandissima sorpresa. Le apparenze di Toby subirono negli anni seguenti delle leggere modifiche, lo resi più carino, ben lontano dallo sgraziatissimo abominio che era in origine. Avevo un sacco di progetti per Toby, videogiochi, fumetti, cortometraggi animati. Schizzo de Bear mi aveva anticipato? Poco importa, avrei realizzato i progetti in maniera differente. Dovevo solo rimboccarmi le maniche e dedicare finalmente del tempo al mio Toby. Il mio sogno più grande era di farlo conoscere al pubblico. Ma l'entusiasmo cominciò a scemare. Per realizzare tutte quelle idee erano necessarie delle competenze e delle abilità che di certo non possedevo. Come potevo mettermi ad animare un personaggio se non ero nemmeno in grado di disegnarlo come si deve? Come potevo realizzare un videogioco se non riuscivo a utilizzare un qualunque software di modellazione 3D? I miei limiti cominciarono a frenare tutti i progetti, e Toby rimase solo un'idea incompiuta, una bozza chiusa nel cassetto, uno dei tanti castelli in aria, senza alcune fondamenta in grado di tenerlo al suolo. La pubblicazione di Bendy and the Ink Machine nel 2017 fu l'ultimo chiodo della barra di Toby. Erano entrambi personaggi stile cartoon anni 30, entrambi con caratteristiche inquietanti, ed entrambi in un background dell'orrore. Era finita. Vidi tutte le mie idee sgretolarsi tra le mie dita, e l'enorme successo di Bendy portò alla distruzione totale di tutti i progetti che avrei voluto tanto realizzare. Qualunque cosa avessi fatto con Toby sarebbe stata considerata dal pubblico un rip-off, un banalissimo plagio. Io Bendy and the Ink Machine non l'ho mai giocato, e se volete saperla tutta, non lo giocherei nemmeno se mi pagassero. Non ci riuscirei. Io non ce l'ho con gli sviluppatori, né col fandom di Bendy and the Ink Machine. Ce l'ho con me stesso, e con il fatto di non avere abbastanza competenze da poter realizzare le mie idee. Ogni volta che navigo su internet e vedo Bendy, io vedo il mio Toby e quello che tanto sognavo di realizzare, un sogno andato completamente in frantumi. E così,
nel febbraio del 2017, Toby morì. Però sapete come si dice? Non tutto il mal vien per nuocere. Prima vi ho raccontato quella vicenda del mio amico immaginario. Dovete sapere che dentro questo personaggio è celata una parte della mia anima. Toby è un'estensione della mia personalità e negli anni è cresciuto e maturato insieme a me. E se c'è una cosa che proprio non sopporto, è arrendermi. Decisi che avrei fatto quello per cui ero già conosciuto. Avrei scritto e narrato una creepypasta con Toby come protagonista. E non una creepypasta qualsiasi. A Toby avrei dedicato la creepypasta più complessa e imponente che io abbia mai realizzato. Mentre stavo pensando come svilupparla, ricordai che nell'estate del 2017 vidi il trailer di un videogioco che in pochi mesi sarebbe stato distribuito su tutte le piattaforme digitali. Era assolutamente perfetto. Cuphead sarebbe stato il terreno ideale dove poter strutturare la creepypasta. Ora non dovevo fare altro che rimboccarmi le maniche ancora una volta e avviare il progetto. Prima di iniziare la progettazione del video, dovevo per forza di cose procurarmi una copia di Cuphead. L'acquistai a novembre del 2017, 2 mesi dopo la pubblicazione su Steam. Inizialmente lo scopo era quello di finirlo velocemente per poi cominciare a strutturare la creepypasta. Ma non solo mi resi conto di giocare a un prodotto impegnativo, ma di avere fra le mani un titolo leggendario. Cuphead è un gioco straordinario, una lettera d'amore agli arcade degli anni 90, all'animazione d'epoca e alla nostalgia di un'era passata. Mi piacque talmente tanto che per un attimo misi da parte il progetto e mi godetti l'avventura di Cuphead e Magman, offerta dallo studio MDHR. La cosa buffa che a differenza dei vari streamer che reagivano alle sconfitte gridando al microfono e inferocendosi come i diavoli della Tasmania, io non mi arrabbiai neanche una volta. Ero talmente estasiato dalla genuinità del progetto e dalla sua cura artistica che non aveva assolutamente senso farsi andare il sangue alla testa. Terminato il gioco, cominciai con la progettazione, a gennaio del 2018. Il primo mese lo trascorsi a elaborare gli elementi che avrei inserito nella creepypasta, buttando tutto in dei file di testo. La mia idea era quella di integrare delle animazioni nella narrazione, quasi simulare una versione distorta e inquietante di uno stage di Cuphead. A febbraio finì di gettare le basi, ora dovevo passare alla pratica. Cominciai a lavorare alla stesura del testo e mi ci volle circa un mese per terminarla. A marzo passai al comparto artistico. Mi procurai una vecchia versione di Adobe Flash e con l'ausilio della mia tavoletta grafica realizzai le animazioni. Alternavo le giornate a preparare le animazioni con altre a cercare su internet le fotografie e le immagini che avrei integrato nel video. Sapevo bene che quello a cui stavo lavorando era un progetto impegnativo, pertanto era necessaria la mia completa dedizione. Durante lo sviluppo mi immersi completamente nell'universo dei cartoon degli anni 30, passando i momenti di pausa a guardare i più disparati prodotti animati e film del periodo. Spesso i lavori si inoltravano fino a notte fonda, in compagnia delle storie noir raccontate da Carlo Lucarelli e sorseggiando dell'ottimo bourbon whisky di buona annata. Ad aprile iniziai la fase di montaggio e a maggio terminai i lavori. Dopo aver passato giorni a controllare che sia tutto a posto e che non ci siano errori tra le diapositive o nelle animazioni, estrassi il tutto e pubblicai finalmente il video nel giorno dell'anniversario della mia nascita, l'11 maggio del 2018. Quale giorno perfetto per pubblicare il video se non il mio compleanno? Agli inizi ero preoccupato. Come sarebbe stato accolto il frutto del mio enorme lavoro? E se non fosse piaciuto? Anche se non fosse stato apprezzato, che importanza aveva? Finalmente avrei fatto conoscere ad altre persone il mio Toby.